Eccoci qui con una nuova parte, e in questa parte andremo ad analizzare come applicare le decalcomanie e come andremo anche ad applicare le pannellature, almeno come le realizzo io. Allora, prima di tutto partiamo dal discorso dell'amma amma, che quindi ha determinate decal o comunque adesivi, anzi questo amma amma è dotato di adesivi, quindi noi io ho già il foglietto di adesivi, l'ho preso e l'ho buttato via, perché comunque, anzi no, forse più che averlo buttato via, eccolo qua, questo è il foglietto di adesivi dell'amma amma che noi adesso prendiamo, distruggiamo e buttiamo via, perché dopo aver faticato così tanto andarlo a rovinare con degli adesivi non ha nessun senso. Allora noi andremo ad utilizzare delle decalcomanie che abbiamo magari anche utilizzato precedentemente per altri modelli. Qui vedete che ho un set di Zion e della federazione riguardante il contrattacco di Char, e qui altre decal a caso, come proprio ne ho tantissimi altri foglietti. Qui ho individuato un po' di decal che mi possono servire per il fatto. Allora, noi naturalmente vedendo dalle istruzioni vediamo che ad esempio le parti che siamo andati ad esaminare sono gli spallacci, quindi vediamo che ci sono delle decal sopra queste, diciamo, feritoie, come anche sotto a queste altre valvole di sfogo, possiamo anche chiamarle, e quindi ora le andremo ad applicare. Naturalmente questa, se noi andremo a determinare che è la spalla sinistra, qui sulla spalla destra, che deve essere ancora tutto applicato, gli andremo ad applicare le stesse decalcomanie, perché vedendo che sono 5 parti uguali andremo ad applicarle quindi nel medesimo modo. Quindi dobbiamo trovare anche delle decalcomanie identiche per questa situazione. Quindi in questo foglio di decal abbiamo quello che fa per noi. Le andremo adesso a ritagliare con l'apposito bisturi e niente, andiamo a divertirci. Allora, abbiamo detto che ci servono 5 decal come queste e 5 decal come quelle sopra, quindi le 5 decal al piano di sopra sono queste, e le andiamo tac a tagliare. Le abbiamo prese e prendiamo le altre 5 decal che ci servono per l'altra sezione. Allora noi le tagliamo ed ecco qui, paf. Allora, cos'altro ci serve? Ci serve un piccolo recipiente con dell'acqua, quindi un bicchiere di plastica o una piccola tazzina da caffè, sono più che sufficienti. Andiamo a prendere con il nostro pinzetta le decalcomanie, le andiamo a intingere nell'acqua e le lasciamo un attimo asciugare. Facciamo la stessa identica cosa per le altre decalcomanie e lasciamo il tutto un attimo a mollo. Cosa ci servirà poi per applicare queste decalcomanie? Oltre alle pinzette, questo strumento, che non saprei bene come definirlo, comunque è uno strumento che è appena sulla punta, leggermente appiccicoso, e quindi a contatto con le decalcomanie le sposterà nella maniera molto efficace. Adesso è più semplice farvelo vedere che spiegarvelo. Ora, l'altra cosa che vi servirà, o almeno io utilizzo per le decal, questo prodotto, che è sostanzialmente un ammorbidente per le decalcomanie e le fa stendere in maniera più precisa. Ora, adesso le andremo un attimo ad applicare. Armatevi nello stesso contempo anche di un foglietto di carta, perché andrete ad asciugare l'acqua o
il prodotto in eccesso che serve per stendere le vostre decalcomanie. Quindi ecco, vi serve anche un piccolo foglietto di carta. Bene, nel frattempo le decal probabilmente si saranno ammorbidite e andremo ad applicarle. Allora, spostiamo un attimo la tazzina, andiamo a prendere lo spallaccio e applichiamo le decalcomanie. Ecco qua, con la nostra pinzetta ne andiamo per la punta a pinzare, usiamo questo strano strumento appiccicoso e vedete che paf, per magia, le decalcomanie si muovono. Arca bestia! Sono andato a fare un leggero danno. Ecco, con i miei modi abbastanza goffi di movimento. Ecco qua. Allora, qui abbiamo visto che ora le dobbiamo andare a posizionare queste. Ora, per muoverle meglio, utilizzeremo questo prodotto chiamato anche ammorbidente, che diamo qualche piccola goccina sopra al pezzo, che naturalmente non andrà a intaccare il colore che abbiamo dato sul nostro spallaccio, perché comunque avremo dato anche il protettivo, quindi non lo va di certo a intaccare. Ora muoviamo con movimenti molto mirati, andiamo a spostare le nostre decal, le andiamo più a posizionare nella posizione adeguata, ecco. Ecco, e quando adesso ci siamo avvicinati alla relativa posizione, andremo a fermarci. Ecco, prendiamo il nostro fazzoletto di carta, o comunque va bene anche un fazzoletto di cotone, o comunque uno straccettino che utilizzeremo per andare ad asciugare il prodotto in eccesso. Se poi andremo a spostare la decalcomania in una posizione non adeguata, basterà muoverla appena dolcemente finché non si è fissata in maniera precisa e duratura. Quindi vedete che abbiamo applicato con estrema semplicità le decalcomanie. Ora andiamo ad applicare anche le decalcomanie nella parte inferiore, magari utilizzando qualche sistema, qualche marchingegno per favorire la nostra. Ecco, riprendiamo le nostre, vediamo un po' se mi avvicino anche, le nostre pinzette, andiamo a prendere il pezzetto con sopra le decalcomanie, le orientiamo nel modo corretto e là, ecco che il primo si è mosso, il secondo si è mosso, andiamo ad applicare il terzo, che anche lui si è mosso con estrema velocità, il quarto e il, aspettate, ecco qui, ed il quinto, la quinta decal. Bene, ora qui lasciamo la parte, andiamo ad orientarle nel modo preciso, magari se vediamo che fanno un attimo fatica andiamo a prendere il nostro liquido magico e glielo applichiamo sopra, ecco, con questo, in questa quantità, ecco, e andiamo a muovere la decalcomania. Aumentiamo
la quantità di liquido diamone sopra un'altra piccola quantità. E vedrete che il track si muoverà subito. Andiamo ad applicare sopra anche questa, sopra anche quest'altra, che andrà ad ammorbidire e a fissare allo stesso tempo, quando naturalmente questo prodotto asciugherà. Ed ecco qui che abbiamo ottenuto il nostro risultato. Ora con lo straccettino di carta andiamo ad asciugare il pezzo e siamo a posto. Ed ecco qui, dopo questi passaggi, il risultato del nostro pezzo con sopra le decalcomanie. E magari alcune decalcomanie servono anche qui per andare a nascondere dei difetti di colorazione che noi sappiamo benissimo dove essi sono. Ed ecco qui come si fa il tutto.